Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. E oggi vorrei parlare con voi di una mostra che ho avuto modo di vedere poco tempo fa durante le festività natalizie a Roma al Palazzo delle Esposizioni. Una mostra di un fotografo conosciuto, molto famoso, Don McCallin. E era la prima volta che vedevo una sua mostra, nonostante il fotografo fosse uno dei miei preferiti, non avevo mai visto una mostra in presenza di Don McCallin. È un fotografo probabilmente conosciuto perché è un fotografo, così dire, di guerra, le cui immagini sono diventate iconiche nel corso del tempo. Oggi molto anziano perché è del 1935 e la mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 28 di gennaio è stata veramente una magnifica esperienza, una mostra molto molto bella, molto valida e che appunto ho visitato e ve la voglio raccontare insieme alle immagini della mostra stessa. Però ci serviremo del grosso catalogo che ho preso, che ho qui con me, questo grande catalogo della mostra, La vita e la morte, tutto ciò che è nel mezzo, Don McCallin, perché è un libro bellissimo, molto, molto grande, molto importante, ma diciamo ci aiuterà perché le foto di Don McCallin erano nelle cornici con i vetri e ho avuto moltissimi riflessi quando ho filmato alla mostra, quindi le foto del libro ci aiuteranno maggiormente. Questo era anche il catalogo della mostra, come dice questo foglio che accompagnava il libro. E Don McCallin è un fotografo chiaramente analogico, bianco e nero, ha usato sempre il bianco e nero, almeno che io sappia, e nelle sue foto, diciamo, l'altra particolarità che è indicata anche nella mostra è che tutte le sue foto sono state stampate anche da lui stesso, perché è anche un valido stampatore. Le foto sono bellissime, sicuramente come qualità, diciamo, fine art saranno sicuramente pregevoli, ma sicuramente più importante è il messaggio che danno le sue foto, come lui stesso racconta. La sua fotografia non è spettacolare per l'angolo di ripresa, lui non vuole spettacolarizzare le immagini, poi ne parleremo diffusamente, però appunto le sue foto hanno una forza veramente notevole come messaggio e come appunto racconto nudo e crudo dei fatti che lui stesso ha vissuto e ha raccontato. Andiamoci a vedere la mostra e parliamone più diffusamente. Il nostro viaggio nella fotografia di Don McCallin inizia a Roma, da Via Nazionale e dal Palazzo delle Esposizioni. Palazzo delle Esposizioni è una cornice magnifica per Don McCallin e se non l'avete mai vista una mostra in questo palazzo vale veramente, veramente la pena. Fotografare non vuol dire semplicemente scattare, ha a che fare con l'esperienza di essere lì. Nelle mie fotografie metto quello che sono, i principi che ho in testa e quello che mi propongo di fare. Ci metto il senso di ciò che sono e di ciò che ho visto. Ci metto dentro la mia identità attraverso il mio modo di stampare e di comporre le foto. Così Don McCallin ci introduce alla sua fotografia. McCallin ha iniziato la sua carriera con una biottica Rollecord negli anni 50 a Londra e le sue foto, che ritraevano con una certa crudezza amici ed eventi locali, come ad esempio quelle di una famigerata gang del suo quartiere, hanno subito suscitato l'interesse dei direttori delle riviste per il suo innato talento, procurandogli un lavoro al The Observer. Durante tutta la sua carriera, la passione di rappresentare l'ingiustizia e la povertà non è mai venuta meno. Tra il 1966 e il 1984, McCallin ha lavorato principalmente per il Sunday Times, che pubblicava reportage riccamente illustrati e fra le varie missioni di McCallin di quel periodo ci sono
la guerra in Biafra, il Congo belga, i cosiddetti Troubles nell'Irlanda del Nord, il Bangladesh, la guerra civile del Libano. Ma paradossalmente il suo primo servizio fotografico fu alla costruzione del muro di Berlino e se lo pagò da solo. Tuttavia, le sue fotografie più apprezzate sono quelle che mettono in luce i terribili costi umani delle guerre in Vietnam e in Cambogia. Per riuscire a catturare queste immagini, allo stesso tempo intime e strazianti, McCallin è sempre stato disposto a correre rischi enormi. Strisciai fino a raggiungere il soldato, seduto di schiena contro il muretto. Sangue e saliva gli scorrevano lungo la faccia e le bende gli si tingevano di rosso sotto i miei occhi. Gli leggevi nello sguardo le pene dell'inferno. Non appena sollevai la macchina fotografica, lui iniziò a muovere la testa da sinistra a destra. Non voleva essere immortalato. Lasciai perdere. Questa è anche l'umanità di Don McCallin in Vietnam. In Inghilterra mi scrivono in molti dicendomi voglio diventare fotografo di guerra e io rispondo esci, mescolati alla comunità in cui vivi. Anche lì ci sono guerre in corso, non occorre andare nell'altro capo del mondo in aeroplano dove ci sono bombe e pallottole. Ci sono guerre sociali degne di altrettanto interesse. Non mi va di incoraggiare le persone a pensare che la fotografia sia necessaria solo in una tragedia come la guerra. Questo, anche queste, le parole di Don McCallin sono molto importanti, secondo me, perché esprimono proprio il concetto che la fotografia sociale, non ha bisogno di guerre. Ho manipolato la verità solo una volta nella mia vita. In quell'unica occasione ho spostato degli oggetti con lo scopo di comporre un'immagine. Vidi due militari americani che andavano a caccia di souvenir sul corpo di un soldato nordvietnamita. Potevano avere 18-19 anni, non di più. Gli si avvicinarono, strisciando con molta cautela, temendo che quel corpo fosse una trappola esplosiva. Quando ebbero portato a termine quella che ritenevo un atto di sciacallaggio e deturpato i suoi pochi averi, provai la sensazione di schifo. Lo chiamarono stecchito muso giallo. Ora, questa è una cosa tremenda. Quest'uomo aveva sacrificato la propria vita. Era un giovane innocente che combatteva per la riunificazione nazionale. Li odiavo, ma facevo parte di loro. Condividevo con loro il cibo, l'uniforme e la vita di ogni giorno. Calpestarono le sue cose, le foto di sua madre, della sorella, le piccole istantanee coi bambini messi in posa. Quell'uomo meritava di avere una voce. Non poteva più parlare. Così l'avrei fatto io al posto suo. Ho radunato insieme le sue cose e le ho fotografate. Quella è l'unica foto artefatta che ho fatto in guerra.
Negli anni Ottanta Harold Evans, leggendario direttore del Sunday Times, si dimise a causa di una divergenza sull'indipendenza editoriale, quando Rupert Murdoch assunse il controllo del giornale. Il sostituto di Evans, Andrew Neil, licenziò McCallin, il quale lamentava la mancanza da parte del giornale di una serie coperture degli eventi internazionali e sociali sotto la nuova direzione. Nonostante l'intenzione iniziale di abbandonare la fotografia di guerra per dedicarsi al paesaggio inglese, McCallin ha continuato a girare il mondo e a fotografare, visitando l'India, la Siria e molti paesi del continente africano, dove ha realizzato un importante lavoro documentario sulla crisi dell'AIDS. Uno dei suoi viaggi più ambiziosi lo ha portato ad esplorare le rovine ai confini meridionali dell'Impero Romano. Questo progetto è durato diversi anni ed è stato documentato in un libro, The Southern Frontiers, A Journey Across the Roman Empire, del 2010. Attualmente lui vive con la moglie Catherine in Inghilterra. Da molti anni si dedica a trascorrere a casa il suo tempo e si dedica alla passione per il paesaggio britannico, celebrato anche nei libri più recenti, e questi paesaggi sono fotografati con una carica molto cupa, e dove sembra che da un momento all'altro qualcosa debba accadere. Inoltre nella mostra lui spiega anche che aumenta la drammaticità in camera oscura di questi cieli così cupi. Bene, la mostra di Don McCallin termina con le testimonianze sull'Impero Romano, e è stata veramente una bella esperienza. Fatemi sapere se l'avete visitata, se intendete farlo in questi ultimi giorni, e lasciate un like se il video vi è piaciuto, e iscrivetevi al canale chiaramente, e vi invito a vedere e a leggere l'opera di Don McCallin, di cui sotto vi lascerò un po' di titoli dei libri più interessanti della carriera di questo grande fotografo, che onestamente devo dire a me piace veramente tanto, e sono stato contentissimo di aver potuto visitare questa bellissima mostra a Roma.